Codischi di Edgeparma, buongiorno a tutti voi, un ringraziamento alla Camera di Commercio delle Riviere, sede di Imperia, che ci ospita quest'oggi, al Presidente per il saluto. Ma noi siamo qui non a caso, non soltanto perché siete sul percorso evidentemente, ma poi faccio una precisazione su questo, ma perché questo progetto nasce con l'idea forte di coinvolgere i territori, di coinvolgere le imprese, di coinvolgere chi fa poi esperienza dal punto di vista dell'enogastronomia, dell'agroalimentare di qualità sui territori, e quindi il legame fortissimo che abbiamo stretto grazie a questo progetto con le Camere di Commercio, che sono un partner fondamentale, viene anche simbolicamente, anzi concretamente manifestato dal fatto che scegliamo le Camere di Commercio come luogo dove svolgere questo nostro incontro. Grazie a voi per aver accettato l'invito in un caso, anche se più che tollerabile, lunedì mattina di metà luglio. Ci tenevamo a fare un momento insieme per spiegarvi bene questo progetto, per cercare di coinvolgervi fin da questo momento, perché questo progetto è nato, come giustamente richiamava il Presidente diverso tempo fa, nella testa dell'assessore Berrino, che l'ha pensato, e poi abbiamo colto l'occasione di una programmazione ministeriale di cosiddetti progetti di eccellenza, che sono dei progetti che mettono insieme più regioni per renderlo operativo. E quindi nasce questo progetto Milano-Sanremo nel Busto come un progetto condiviso tra la Liguria, che ne è capofila e ideatrice, e le nostre regioni limitrofe, cioè la Lombardia e il Piemonte, che del resto sono anche le tre regioni che naturalmente sono toccate e collegate dall'itinerario della nota gara ciclistica. Quindi non abbiamo allargato imprudentemente il raggio, ma naturalmente coinvolgiamo le regioni che sono interessate dal percorso, o meglio, individuiamo nel nome, diciamo, nel concetto della Milano-Sanremo, il migliore elemento simbolico di collegamento tra le tre regioni. Quindi si vuole fare un progetto forte diciamo collegato al prodotto e al turismo gastronomico su tre regioni che abbiamo individuato poter essere collegate simbolicamente dal richiamo alla nota gara ciclistica. E da quel momento è cominciato un lavoro piuttosto articolato, che adesso entra nel vivo con l'idea di realizzare, di mettere a sistema tutte le eccellenze che noi abbiamo sui territori di queste tre regioni, naturalmente prioritariamente lungo il percorso del tracciato della gara ciclistica, quindi in maniera forte e preponderante la provincia di Imperia, al fine di provare a strutturare un prodotto di turismo enogastronomico maggiormente incidente, maggiormente significativo. Questo perché? Perché noi tutti sappiamo quanto se ne dibatte, quanto se ne parla spesso superficialmente, quanto l'Italia sia nel suo complesso una destinazione associata al food, associata al gusto, associata al buon mangiare, ma noi spesso pensiamo di essere da soli a fare questo tipo di ragionamento. Invece nel mercato globale sempre di più si affacciano destinazioni anche le più inusuali per il nostro tipo di ragionamento, di legame tra il turismo e il food, che puntano a caratterizzare la loro presenza sui mercati sempre di più come delle food destination, e paradossalmente noi rischiamo di rimanere attardati cullandoci sugli allori di chi pensa di poter offrire il cibo più buono del mondo, mentre nel frattempo gli altri caratterizzano la propria offerta turistica molto di più e in fase crescente su questo tema. Allora non vogliamo rimanere indietro, e allora abbiamo pensato di sfruttare questa opportunità per aggregare, soprattutto in chiave di promozione poi sui mercati esteri, tre regioni importanti che fanno una parte consistente del PIL della nostra nazione e anche una parte consistente delle eccellenze enogastronomiche della nostra nazione, per cercare di mettere in rete i prodotti da un lato e dall'altro gli operatori, i produttori. E quando diciamo operatori intendiamo operatori a 360 gradi, sia chi fa la produzione, sia chi fa somministrazione, quindi i ristoratori, chi fa la trasformazione, quindi anche la parte, naturalmente, diciamo, di agroindustria, anche se non grande industria, e la parte di turismo collegato
all'enogastronomia. Allora, questo progetto serve a mettere a sistema tutto ciò, a renderlo visibile, a renderlo comunicato e a renderlo poi promozionato in una seconda battuta. Abbiamo un limite diciamo temporale, burocratico, datoci dal fatto che questi progetti ministeriali scadono formalmente dal punto di vista amministrativo alla fine di ottobre, ma come giustamente richiamava il Presidente, noi abbiamo intenzione di tenere questo progetto vivo, nel senso che la scadenza ravvicinata ci spinge a disturbare metà luglio per partire subito con chi tra voi deciderà di aderire fin da subito e quindi avrà l'onere di compilare un po' di moduli e di essere pronto dal punto di vista della riconoscibilità, ma anche l'onore di essere parte di un'avanguardia che sarà la prima ad essere comunicata attraverso il sito milanosaremolegusto.it che è già online, attraverso le attività sui social e attraverso dei momenti di degli eventi destinati al grande pubblico che faremo nel mese di settembre, ma poi dal 30 di ottobre in avanti noi vogliamo mantenere aperto questo progetto sia all'adesione di nuovi operatori che dovessero nel frattempo verificarne la bontà e la qualità e decidere di salire a bordo, sia per rafforzare il lavoro fatto con voi fin dall'inizio.